Oggi festeggiamo il Capodanno cinese, che tra l'altro tra tutti gli eventi lo festeggiamo proprio alla vigilia di Capodanno, quindi adesso praticamente in Cina è mezzanotte, quindi stanno sparando i fuochi, è l'inizio dell'anno nuovo. Quest'anno cade proprio l'anno del drago, quindi l'anno di importanza, l'anno di diciamo di potenza, di scacciare quelle che sono le sventure, anche perché il dragone, la sua possenza, scaccia ogni cosa, quindi la sua forza, la sua grandezza. E ovviamente quest'anno è l'anno del drago di legno, quindi di un qualcosa che si insidia veramente fino in profondità. Noi ormai da oltre 30 anni conosciamo la comunità cinese, soprattutto grazie a una famiglia molto vivace, molto vitale, che ha pure un'attività di ristorazione. E quindi questa vicinanza, questa conoscenza già ce l'avevamo. Certo, una giornata in cui noi tutti, io per primo, abbiamo avuto occasione di parlare di storie della civiltà cinese in generale, anche della medicina cinese, tutte cose che io personalmente anche poco conoscevo, ma sicuramente anche molti dei presenti. E spero che sia davvero l'inizio anche di una consuetudine, di una tradizione, perché abbiamo davvero bisogno tutti di conoscere e di conoscerci meglio. C'era la cosa, ti aiutava prima, ok, funziona. Siamo molto felici di aver organizzato questa conferenza sulla medicina tradizionale cinese, dove il dottor Wang Jianping, che è mio padre, ha spiegato alcuni sintomi di malattie molto frequenti del popolo italiano, che ha scoperto, che ha incontrato, da dove nascono queste malattie. E non sono aspetti chimici, ma più psicologici, quindi una buona anima, buono spirito e una prevenzione più importante. A volte la medicina, la pastiglia antidolorifica, cura parzialmente o non so superficialmente il dolore, ma non toglie la radice del problema. Quindi bisogna trovare da dove nasce il sintomo. Dragone rispecchia proprio quello che è l'animale di più importanza a livello, diciamo, mitologico nella cultura cinese, quindi non a livello dell'oroscopo, ma nella mitologia cinese è l'animale più importante, più possente. La comunità di Moglia è qua residente da quasi 30 anni con la famiglia che appunto stasera accoglie la cena. E però diciamo che a livello di altre figure della comunità cinese sono andate, venute, poi andate via e poi non tornate, quindi diciamo un vai e vieni della comunità cinese, perché molta gente ovviamente dal paese di Moglia cosa fa? Si sposta nella grande città quando ha trovato un po' di ricchezza. Nel pomeriggio c'è stata la sfilata degli abiti tradizionali e ovviamente poi c'è stato il Qigong, la cerimonia del tè, varie conferenze e diciamo un evento un po' animato tra arte, cultura e gastronomia. È un'apertura da parte della comunità a far conoscere agli altri, quindi alle altre popolazioni, quello che è di tradizione di cultura cinese.